rispetto anche agli altri libri ha qualcosa di diverso, ci presenta un Falcone un po' sconosciuto, inedito, intimo. Appena è uscito il libro, io avevo 19 anni il giorno che, dell'attentato, quindi la mia generazione è cresciuta. Portare avanti innanzitutto il proprio compito con responsabilità nel proprio ambiente, e gli amici non sono tanti. Però quelli c'erano proprio, insomma, e condividevate una vita al di là di quell'auto bunker e di là di quella. Che poi capito bene una delle tante di Giovanni che hanno arricchito la mia formazione. Ho detto, se non vuoi venire Giuseppe, non c'è problema. Però ricordati che le istituzioni non vanno mai confuse con le persone che temporaneamente le rappresentano. Come tutti i fenomeni umani, nasce, ha un suo sviluppo, ma inevitabilmente avrà una sua fine. Io mi piacerebbe tanto quel giorno alla fine esserci, ma temo che la anagrafe me lo impedirà. Trasversali erano tante e io ho vissuto quegli anni con grande paura, però al tempo stesso non ne ho mai parlato con Giovanni, né mai né io né mia sorella gli abbiamo fatto pesare questa grande nostra preoccupazione. Gli uomini passano, le idee restano le loro tensioni morali, che devono continuare a camminare sulle gambe di altri. E poi concludo, ognuno di noi deve fare la sua parte.